Il fatto di Marcotti, eccoci qui come ogni settimana per fare il punto su quelli che sono gli scenari economici e politici. Una settimana fa abbiamo parlato della eventuale crisi di governo che, se è possibile, in queste giornate, in queste ore, si è fatta più evidente. O per meglio dire, siamo forse arrivati a un punto in cui bisognerà decidere che cosa fare. La deadline rimane a livello astratto mercoledì quando si voterà sulla giustizia. Ma di fatto deadline potrebbe essere qualsiasi minuto da adesso in avanti. Intanto io saluto Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, grazie per essere qui anche per questa puntata, Giancarlo. Ah, figurati, grazie a te Emanuela e un saluto anche ovviamente a tutti gli ascoltatori. È anche difficile ormai forse stabilire rispetto solo a una settimana fa, Giancarlo, quando potrebbe essere la deadline per capire che cosa succederà al nostro governo, sei d'accordo? Sì, hai detto bene tu, ogni minuto può essere il minuto fatale, nel senso il minuto nel quale Conte può così arrivare alle proprie dimissioni, ma delle dimissioni lampo, nel senso che il tempo di fare un nuovo governo, quello che oramai si prospetta, questo Conte Terra, quindi siamo tutti in attesa di vedere come sarà questo Conte Terra, che nasce in una maniera un po' particolare, un po' anche proprio perché vogliamo vedere la differenza rispetto al Conte 2, cioè dove sta la differenza. E poi è una cosa che mette un po' in imbarazzo, a mio avviso, il Quirinale, che aveva detto che dopo il Conte 2 ci sarebbero state solo le elezioni. Se adesso dà il via a un Conte Terra, insomma, è una cosa che potrebbe essere, insomma, vista come un imbarazzo da parte del capo dello Stato che si è dovuto rimangiare la sua parola, insomma. Ecco, beh, la differenza che poi vabbè, bisognerà vedere nella sostanza quanto potrà essere, in che percentuale, nell'ottica di Conte, credo sia quella. Ok, io rimango, chiaramente mi appello a forze politiche diverse, quindi l'apertura, per così dire, a tutte le forze politiche che volessero contribuire a portare avanti, Conte questo l'ha specificato, il piano di governo fino alla fine della legislatura. Quindi, come dire, ha detto, deve essere un piano assolutamente ben definito. Quindi la differenza potrebbe stare lì che delle forze politiche, mi viene in mente, non so, Forza Italia, possano in qualche modo aderire a questa forma di governo allargato che in questo momento Conte sta mettendo sul tavolo. Potrebbe succedere? Ritengo di no, o che comunque è estremamente improbabile. Questa soluzione viene chiamata giornalisticamente maggioranza Ursula, Sì, no? certo, Perché assolutamente. sì, sono le cose, insomma, che si inventano i giornalisti italiani, queste terminologie che fanno un po' ridere, nel senso che ovviamente viene fatto per ricordare come è stata eletta Presidente della Commissione europea, cioè Ursula von der Leyen, che appunto oltre alle forze di governo che attualmente governano appunto in Italia, anche Forza Italia ha votato per appunto Ursula von der Leyen, per questa maggioranza Ursula. Ma io la ritengo in Italia questa maggioranza praticamente impossibile, anche perché c'è una novità, stamattina l'abbiamo letta sui giornali, cioè che Salvini ha così lanciato una possibilità, non una proposta, ma una possibilità di far salire al Quirinale Silvio Berlusconi. Questo naturalmente deve essere vista come una tattica, non so, o comunque insomma una strategia che probabilmente era nota precedentemente, però non era stata così pubblicata da nessun giornale, cioè se ne parlava così all'interno, diciamo, del mondo politico, ma non era mai stato esplicitato. Adesso Salvini l'ha detto in maniera chiara e quindi tutti a chiedersi perché è uscito Salvini a dire questa cosa qua. La soluzione, cioè la cosa più probabile è che lui l'abbia detto proprio per blindare Forza Italia, cioè se non vai con il Conte Ter, se resti fedele al centrodestra, diciamo all'alleanza di centrodestra,
dopo le elezioni e riusciamo ad andare alle elezioni ovviamente prima della nuova elezione del capo dello Stato, tu potresti essere il nostro candidato. Quindi Certo. una, diciamo, una candidatura non assolutamente sorprendente, però dal punto di vista mediatico importante, insomma. Certo, assolutamente, d'accordissimo. Giancarlo, quanto è grave quello che, così analizziamo un po' tutte le notizie, intanto possiamo anche mettere il titolo Pressing su Conte perché stiamo proprio parlando di questo, così se i nostri amici, insomma, fossero attirati anche dall'argomento possono scriverci per dire la loro, qualche messaggio sta già arrivando e tra poco lo leggo. Quanto è grave quello che è successo in Lombardia, cioè l'errore, ancora non sappiamo a chi verrà assegnata poi la responsabilità, no? Quindi il fatto di aver preso dati, allora dato o preso, vediamo, no? Poi a seconda di quello che succederà, dati sbagliati che hanno posizionato la Lombardia in zona rossa, questo naturalmente ha comportato chiusure di attività commerciali che invece avrebbero potuto rimanere aperti. Abbiamo visto e l'abbiamo anche sentito nel corso della nostra diretta, Confcommercio ha stimato la perdita in 600 milioni di euro, insomma una cifra allucinante che avrebbe potuto entrare nelle tasche dei commercianti, allora, e quindi di conseguenza nelle tasche di tutti noi, no? Quanto è grave? Beh, è molto grave, ma soprattutto così ha messo in evidenza una cosa del quale naturalmente non si parla e che invece appunto con questa diatriba, diciamo, tra Regione Lombardia e governo italiano è stata messa alla luce, cioè tra giallo, arancione e rosso, al di là del noi se ci spostiamo o non ci spostiamo, ma cambia e molto. Così l'economia, i soldi, il denaro. Quindi, adesso sappiamo che stare una settimana per la Lombardia in zona rossa anziché in zona arancione viene a costare 600 milioni, che come hai detto tu è una cifra non indifferente. E quindi ecco, teniamo presente che tutte queste chiusure all'Italia costano un sacco di soldi. Adesso sulla questione Lombardia, governo centrale, chi ha ragione e chi ha torto, ovviamente nessuno tranne gli indiretti interessati, voglio dire, ma dal di fuori non si può dare così un giudizio. Di solito così è, non è che al governo centrale i conti li facciano in maniera sempre precisa, quindi qualche sospetto sul fatto che sul governo centrale non abbiano fatto dei calcoli precisi ci può essere, anche perché la Lombardia ha immediatamente fatto notare l'errore, non è che sia passato molto tempo, immediatamente ha protestato per questo, appunto quando gli era stata assegnata la zona rossa. Sì. Quindi, però, quello diciamo che è una cosa a mio avviso secondaria, ripeto, la cosa principale è che ha fatto capire a tutti gli italiani che ogni volta che noi abbiamo rosso anziché arancione o arancione anziché giallo, Sì, la differenza sono soldi che entrano in certo. tasca a noi, Sì, diciamo, guarda, io infatti cittadini. ho iniziato dicendo, prima di affrontare questo discorso nel dettaglio, che banalmente noi, sai, scherziamo anche, no? L'Italia è colorata, chissà di che colore saremo domani, che poi comunque anche qui le più banali considerazioni nascondono una preoccupazione legata a una pianificazione un po' sempre soggetta a cambiamenti che non fanno bene a nessuno, cioè in primis da un punto di vista economico, figuriamoci se si sbaglia, quindi ecco, possiamo scherzarci quanto vogliamo, ma è fondamentale. È anche una delle questioni su quali si erano un po' scatenati i nostri telespettatori la settimana scorsa, no? Che ci avevano detto, vabbè, ma voi ne fate una questione, cosa c'entra? È ovvio che il colore deve cambiare a seconda di quello che succede, sì, ma noi, se ben ti ricordi Giancarlo, senza sapere che sarebbe accaduto questo, abbiamo detto, ma bisogna però dare una certa pianificazione, altrimenti non se ne esce più ed è anche più facile incorrere in errori, cioè se tanto mi dà tanto, no? Se si agisce giorno per giorno. È proprio così, Emanuela. Se poi aggiungiamo il fatto che questo oramai va di moda dire algoritmo, poi non so cosa sia quello che fa decidere
il colore della regione, ma se questo algoritmo, chiamiamolo come lo chiamano tutti, è un algoritmo sconosciuto a tutto il resto, cioè conosciuto solo a chi lo applica, è chiaro che diventa una cosa un po' così particolare, cioè come si fa a stabilire se io solo so come funziona? È chiaro che solo io posso aver ho fatto giusto, ho fatto sbagliato, ma sapere qual è la verità dei fatti, cioè la Regione Lombardia non potrà mai dimostrare, qualora avesse ragione, le sue ragioni, no? Quindi anche questo è un altro aspetto da tenere presente, cioè deve essere chiaro a tutti, deve essere una cosa lampante a tutti come funziona, cioè in base a quali dati vengono scelti poi questi colori, ma deve essere una cosa evidente a tutti. Se è una cosa evidente a tutti, ci si impiega un decimo di secondo per capire chi aveva ragione e chi aveva torto. Se invece teniamo nascosto questo algoritmo, è chiaro che poi alla fine non riusciamo mai a capire dove la parte della ragione dove sta. Certo, assolutamente sì. Allora, diciamo che anche questa situazione va a sommarsi a, come dire, ai ritardi, ai rallentamenti che rischiamo poi di avere per decisioni cruciali. Cioè, abbiamo detto la crisi del governo, vabbè, in sovrimpressione io ho fatto scrivere nuovo governo o voto, nel senso che non è che lo dico io, è un po' l'ipotesi che non tanto l'ipotesi, sono le due ipotesi che devono essere, cioè una deve essere eliminata, no? A favore dell'altra, cioè il pressing su Conte si è fatto, come abbiamo detto anche poco fa, si è fatto più pressante, proprio pressing pressante in queste ultime ore. Quale delle due ipotesi, quindi, secondo te Giancarlo potrebbe vincere? Cioè, in quale percentuale maggiore sta, una o l'altra? Ma io ritengo che verrà fatto poi alla fine un Conte Ter, nel quale Ah, ecco. molto simile al Conte 2, al Conte Bis, nel senso che sarà sempre sostenuto da Movimento 5 Stelle, PD, LeU e ritornerà dentro ancora Renzi. Poi bisogna vedere come rientrerà dentro, perché il Movimento 5 Stelle aveva detto mai più con Renzi, e invece adesso dovrà invece ancora una volta smentirsi ed accettare di nuovo il Renzi. Bisognerà appunto vedere a cosa verrà dato a Renzi per ritornare all'interno Sì, del governo. ma Cioè. quindi la figura chiave diventa ancora una volta Renzi, cioè, o meglio, non è mai stata una figura non chiave Renzi. Sì, certo. Allora, a Renzi non poteva andare alla crisi di governo perché avrebbe distrutto il proprio partito. E allora, distruggere il proprio partito per diciamo le figure apicali di Italia Viva non era tanto un problema, nel senso che Renzi senz'altro può vivere tranquillamente anche senza avere incarichi, a parte che non ce li ha neanche adesso, ma comunque incarichi di Sì. governo o comunque abbiamo visto insomma che la storia dell'acquisto della sua casa non l'ha certo fatto con i soldi che prende come parlamentare, lo ha fatto per altre cose lecite, ci mancherebbe altro, ma ha altri guadagni, quindi non è necessario per Renzi stare all'interno del Parlamento così per guadagnare i soldi per cui vivere. Però invece tanti altri di Italia Viva invece quello stipendio è necessario, quindi penso che anche all'interno del suo partito avesse resistenze per non andare al voto. Così come non vogliono andare al voto, naturalmente sempre, oramai quello è conclamato, quelli del Movimento 5 Stelle, l'unico, il PD, anche il PD non vuole andare al voto, però fa un po' il superiore, dice ma noi non abbiamo paura del voto, però insomma. Vale. E Beh, poi c'è insomma, i un'altra numeri sono un questione. po'. I numeri, scusami Giancarlo, ma poi ti Sì, faccio continuare. I numeri, dicevo, sono un po' risicati per tutti, diciamoci la verità. Non v'è certezza alcuna in questo momento, credo, no? Per nessuno. certo, ma appunto il fatto è che viene fatto passare una cosa, permettimi, Manuela, che è per me di una gravità assoluta. E invece viene fatto passare come se fosse una cosa normale. Mi spiego. Dire ma come dobbiamo trovare un'intesa se no diamo il paese a Salvini.
Ma che cosa vuol... Ma non diamo il paese a Salvini, diamo il paese agli italiani che vanno a votare. Poi gli italiani che vanno a votare voteranno quello che ne hanno voglia. Cioè, ma se io non devo andare all'elezione perché queste elezioni io probabilmente le perdo, ma le perdo, non sono gli italiani che me le fanno perdere. Cioè, questa è la democrazia. Però questa cosa, cioè, un po' come quando, almeno poi vabbè, chiaramente sono quelle cose che si dicono, non vengono mai confermate al 100%, anche se poi vengono dette, ma quando si è costituito il governo attuale, si è detto proprio così, almeno evitiamo di dare, il paese nelle mani, lì si parlava in generale della destra, insomma del centrodestra, poi era Salvini, perché Salvini in quel momento soprattutto, era insomma l'uomo centrale della politica, ma per i sondaggi, per le statistiche, eccetera, eccetera. Ancora oggi si dice la stessa cosa. Però sì, ormai ci siamo circondati di questo nonsense, che secondo me è un nonsense proprio perché la democrazia cioè, lascia la possibilità di scelta, no, agli elettori, quindi. Ma assolutamente, ma Manuela, scusa se insisto sulla cosa, ma secondo te, ma è una cosa che si può dire? Cioè, questa è la dittatura, cioè dire non dobbiamo andare alle elezioni perché altrimenti vince ma sono gli italiani che se eventualmente che vogliono far vincere una coalizione anziché un'altra. Cioè, non è che questi rubano o non lo so cosa fanno, cioè è una cosa, però questa viene fatta passare così come una cosa normale, se senti i giornalisti, se senti, perché ma, al limite i politici, voglio dire, che ne so, ancora, ma i giornalisti che dovrebbero essere assolutamente super partes, che invece dicono questa cosa che secondo me è di una gravità assoluta. Cioè non si può dire ma non dobbiamo andare alle elezioni altrimenti vincono, ma quella è la volontà degli Ma no, certo, è italiani. un po' come se, ma ovviamente a livello di numeri non può essere, però per assurdo, perlomeno portiamo anche la parte opposta, come chi, se dovessimo dire ma non andiamo al voto perché altrimenti vince Renzi e non vogliamo Renzi, no? E che c'entra? Se gli italiani scelgono Renzi è giusto che governi Renzi, poi Certo. chi viene scelto si prenderà la sua responsabilità e gestirà come meglio crede, mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale, gli impegni appunto presi con gli italiani, però assolutamente, questo lo dico perché si dice della destra, ma se lo dicessero della sinistra varrebbe lo stesso principio, si va al voto e gli italiani sceglieranno. Peraltro c'è Osvaldo che scrive, secondo me adesso compreranno con promesse mezza Forza Italia, vedrete, che è un po', no, io non l'ho detto in questo modo, però sai, no, ti ho fatto prima la domanda, ma mi viene in mente che magari un partito come Forza Italia potrebbe in qualche modo aderire all'appello di Conte, cioè che ha detto cerchiamo di fare un governo che voglia rispettare il più possibile i punti per portare il paese alla fine della legislatura, insomma, per evitare scossoni politici che in questo momento non farebbero bene. Però Manuela, c'è stata una votazione qualche giorno fa in Parlamento e abbiamo visto, allora, chiariamo sempre, noi abbiamo un sistema bicamerale, però sappiamo che per la legge elettorale che abbiamo, eccetera, così, e poi anche per la numerosità, eccetera, è sempre il Senato che è, diciamo, delle due Camere, quella che è sempre più in bilico, no? La Camera normalmente ha una maggioranza abbastanza solida, no? Il Senato invece è sempre abbastanza ballerino. Allora, abbiamo avuto la votazione recentemente sulla fiducia al governo e ci sono state due defezioni da Forza Italia. Ora penso che così potranno magari saltare fuori delle altre persone, ma ne dubito, nel senso se c'erano delle persone di Forza Italia che in quel momento volevano uscire, era quello il momento. Adesso uscire da Forza Italia sarebbe da kamikaze Eh sì, perché eh sì. quindi temo per quelli al governo che campagne acquisti su personaggi di Forza Italia sarà difficile. Certamente qualche cosa all'interno dei centristi, sa, se si parla di Tabacci, eccetera, così, ma lì è una cosa differente da Forza Italia. Quindi
No, io ritengo appunto che sarà fatto un nuovo governo perché bisogna redistribuire le poltrone e il Movimento 5 Stelle per l'ennesima volta cederà ancora delle poltrone, probabilmente a Renzi, ai centristi, eccetera, pur di andare avanti, perché sappiamo che il partito più debole, anche se numericamente maggiore, ma nettamente più debole, come forza contrattuale all'interno del governo è il Movimento 5 Stelle, che pur di andare avanti accetta tutto. Quindi a questo punto non è stato più, non bastava più il rimpastino che voleva dire cambiamo due o tre poltrone, bisognava cambiarne 10 o 12 di poltrone, allora bisognava fare un nuovo governo. E il Movimento 5 Stelle vedrete che lascerà qualche ministero che ha adesso, in cambio appunto di una maggioranza più solida che davvero porti fino alla fine della legislatura. Ecco, ma se non Conte chi, non so, forse te l'avevo fatta anche settimana scorsa questa domanda, se sì, sono un po' ripetitiva, ma insomma, siccome sono ore cruciali in cui potrebbe comunque succedere anche quello che non stiamo contemplando, te la rifaccio lo stesso. No. Conte o nessuno, adesso sono Qualcuno sui più. social ha riscritto Draghi si sta scaldando, ma insomma, ne avevamo parlato anche con te settimana scorsa. Ecco, tu dici o Conte o nessun altro, quindi molto probabilmente sarà ancora lui. Cioè, se si deve andare, allora tanto Draghi ha le due possibilità, cioè Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato. Quindi Draghi è l'uomo per tutte le stagioni, nel senso che certo Presidente della Repubblica abbiamo anche avuto Carlo Azeglio Ciampi che veniva anche lui dalla Banca d'Italia, eccetera, così, però normalmente viene scelto un politico, no? Certo, certo. Anche se appunto abbiamo avuto qualche eccezione come Ciampi. Però io penso che entrare adesso in questa situazione sarebbe veramente molto difficile per Draghi. Entrare invece dopo le elezioni, eventualmente, se si dovessero verificare appunto o come Presidente del Consiglio o come Ministro dell'Economia, lì lo vedo già. Insomma, una cosa un po' più probabile. Adesso, in questo marasma qua, per lui accettare sarebbe quasi un suicidio. Allora, siamo in chiusura, peraltro Giancarlo, vabbè, sono rimasta su questi temi squisitamente di casa nostra perché vedo che i nostri amici scrivono e quindi è un argomento caldo, magari la prossima volta ci aggiungiamo anche il tema America perché mi piacerebbe capire con te cosa pensi della svolta di cui si parla data da Biden. Concludiamo con questo messaggio e attento Giancarlo cosa rispondi, perché Mauro scriveva, mi scusi professore, ma in Italia esistono giornalisti super partes, e poi specifica, ovviamente esclusa Manuela, e mette una bella faccina che ride. Grazie per la fiducia, insomma, diciamo che cerchiamo sempre di fare questo, ma insomma esistono giornalisti super partes, sì, dai, magari si possono, non lo so, possono esporsi meno e paradossalmente, perché poi dovrebbero essere tutti super partes, i colleghi. Guarda Manuela, l'ascoltatore ha già detto tutto, Sei non posso d'accordo far con lui? altro che confermare i suoi dubbi ed invece la sua assoluta così certezza in Manuela che se non per farti naturalmente dei complimenti in diretta, ma che è sempre molto equilibrata nelle sue analisi. Quindi effettivamente, allora, per concludere insomma, in maniera più seria, Sì. qualche giornalista super partes obiettivamente ci sarà, cioè non dobbiamo essere assolutamente pessimisti, però certamente nei media nazionali, insomma, andarli a cercare non è semplice.
È molto più facile trovarli magari in rete che non sulle grandi network nazionali o internazionali, ecco, mettiamola così. Va bene, va bene. Sarà interessante, sarebbe interessante parlare anche di come è cambiato la figura del giornalista, perché di questo si tratta, no? Una volta invece c'era, a parte c'è ancora oggi, un po' lo stile più anglosassone, no? Più appunto super partes, e invece poi spesso il lavoro da giornalista va a miscelarsi con quello dell'opinionista. E magari non è sempre male, ci mancherebbe. Bisogna sempre mantenere un minimo di ancora quella che è la deontologia professionale, e non sempre si riesce a fare. Allora, grazie Giancarlo Marcotti, ti vediamo naturalmente sui tuoi video con Finanza in Chiaro, sempre molto interessanti, che possono dare spunti di osservazione, e noi ci vediamo sempre sulle fonti TV lunedì, grazie alle 11:30. Grazie, grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora ritroverete questa puntata, così come molti altri nostri contributi, sul nostro canale YouTube, Le Fonti TV, e naturalmente altri contributi, anzi vi consiglio di guardare sempre prima lì sul sito lefonti.tv, attraverso il quale potete seguirci. Io vi ringrazio per averci seguito per questa prima parte di live, ricordandovi che alle 14:30 ripartiamo sui mercati. Adesso vi lascio con tutti i nostri contributi di approfondimento, a partire dalla nuova puntata di Meme Economics, curata e condotta da Giacomo Iacomino. Insomma, qualche sorriso sul mondo della finanza non guasta mai, sulle notizie, poi ripartiamo con tutti gli approfondimenti del caso. Grazie e restate sulle fonti TV.